Palazzo San Giacomo apre le porte a cittadini e turisti. Numerosi stamani hanno partecipato alla visita guidata nella sede del Comune, accompagnati dalle giovani guide del progetto Garanzia Giovani Napoli Museo Aperto. Un tour suggestivo insolito attraverso corridoi, stanze e cortili che racchiudono quasi due secoli di storia. Dal 2011 ad oggi oltre 20.000 persone hanno potuto visitare il prestigioso palazzo costruito durante il regno borbonico per riunire i ministeri di Stato in un unico edificio. Tanti i simboli e racconti ancora custoditi nelle sale. San Giacomo ne conta oltre 800, tra cui la sala della giunta con la spettacolare veduta sulla città e gli uffici storici del sindaco. La visita guidata al Palazzo Cittadino ha visto la partecipazione del sindaco Luigi De Magistris ed è stata accompagnata dal concerto della fanfara dei Carabinieri. Ancora una visita guidata qui a Palazzo San Giacomo, grazie alle nostre guide, ai ragazzi, ai volontari. Visita che oggi si conclude con un bellissimo concerto della fanfara dell'Arma dei Carabinieri. Sempre di più San Giacomo porte aperte, grazie a tutte e tutti, grazie ai napoletani che sono venuti, ai campani, ai turisti e grazie alla fanfara dei Carabinieri.